cioè il primo tiro dalla bandierina dell'incontro. Non vorrei bruciarti una notizia, però c'è da sottolineare che il Monopoli è la squadra che ha fatto 5 gol al Catania e ha pareggiato nell'ultima gara a Trapani 2-2. Non è sicuramente una squadra che fa la vittima sacrificale contro una squadra come il Lecce. Sarà una partita combattuta, proprio appunto per quello che aveva detto Scienza precedentemente nelle interviste. Devono guadagnare una posizione a livello di playoff importante per potersi giocare la partita in gara. Battuto l'angolo intanto e passa in vantaggio il Lecce con il bomber Saraniti che di testa va a girare alle spalle di Menegatti. Bravissimo nel sono prendere... 14 gol per Saraniti e sono tanti considerando quello che è il percorso di questa stagione di questo ragazzo. Prende il tempo benissimo su Bay sul primo palo, lì in quella situazione devi essere bravo ad anticipare, a non far andare l'attaccante a colpire perché può innescare una situazione pericolosa. Saraniti l'ha fatto molto molto bene prendendo l'anticipo e anche a livello di precisione è stato altrettanto bravo. Si sorride sulla panchina del Lecce, non solo Liverani, tutti i protagonisti di questa grande cavalcata sorridono e come vedete dal campo si fanno ampi gesti, anche lo stesso Saraniti dice si vola, Lecce vola anche oggi. Insomma Mario, purtroppo voglio dire, tu hai fatto un pronostico e Lecce abbiamo visto come ha cominciato anche oggi, con quale piglio nonostante la promozione B. Hanno un piglio veramente molto deciso e questo gli fa onore perché sai, dopo aver vinto il campionato la settimana successiva, cioè quella appena trascorsa, inevitabilmente tendi a festeggiare, ad abbassare di parecchio il ritmo e invece devo dire che la squadra è molto tonica, probabilmente c'è da raggiungere anche l'obiettivo dello scudetto di categoria, quindi le tre squadre che sono arrivate prime si giocheranno poi la Supercoppa. Stagione straordinaria per il siciliano Andrea Saraniti, classe 88 per lui, 14 gol quest'anno, 5 con la maglia del Lecce dove è arrivato a gennaio, in precedenza ne aveva messi a segno 9 con la Virtus Francavilla.